Caro fratello, dottor Ahmad Al-Tayeb, grande imam di Al-Azhar, cari membri del Muslim Council of Elders, cari amici, assalamu alaikum. Vi saluto cordialmente augurandomi che la pace dell'Altissimo scenda su ciascuno di voi, su di voi che intendete promuovere la riconciliazione per evitare divisioni e conflitti nelle comunità musulmane, su di voi che vedete nell'estremismo un pericolo che corrode la vera religione, su di voi che vi impegnate a dissipare interpretazioni errate che attraverso la violenza fraintendono, strumentalizzano e danneggiano un credo religioso. La pace scenda e rimanga su di voi, che desiderate diffonderla instillando nei cuori i valori del rispetto, della tolleranza e della moderazione, su di voi che proponete di incoraggiare relazioni amichevoli, mutuo rispetto, fiducia con quanti, come me, aderiscono a una fede religiosa diversa, su di voi, fratelli e sorelle, che volete favorire nei giovani un'educazione morale e intellettuale che contrasti ogni forma di odio e intolleranza. Assalamu alaikum. Dio, fonte di pace, ci conceda di essere ovunque canali della sua pace. Davanti a voi vorrei ribadire che il Dio della pace mai conduce alla guerra, mai incita all'odio, mai asseconda la violenza. E noi che crediamo in Lui siamo chiamati a promuovere la pace attraverso strumenti di pace come l'incontro, le trattative pazienti, il dialogo, che è il dialogo che è l'ossigeno della convivenza comune. Tra gli obiettivi che vi proponete c'è quello di diffondere una cultura della pace basata sulla giustizia. Vorrei dirvi che questa è la via, anzi l'unica via, in quanto la pace è opera della giustizia. Scaturisce dalla fraternità, cresce attraverso la lotta all'ingiustizia e alle disuguaglianze, si costruisce tendendo la mano agli altri. La pace non può essere solo proclamata, va radicata, e ciò è possibile rimuovendo le disuguaglianze e le discriminazioni che ingenerano instabilità e ostilità. Vi ringrazio per il vostro impegno in tal senso, come pure per l'accoglienza che mi avete riservato e per le parole che avete pronunciato. Vengo a voi come credente in Dio, come fratello e pellegrino di pace. Vengo a voi per camminare insieme nello spirito di Francesco di Assisi, il quale era solito dire: la pace che annunziate con la bocca, abbiatela ancora più copiosa nei vostri cuori. Mi ha colpito vedere come in queste terre sia consuetudine nell'accogliere un ospite non solo stringere la mano, ma anche portarsi la mano al cuore in segno di affetto. Come a dire, la tua persona non rimane a me distante, entra nel mio cuore, nella mia vita. Porti anch'io la mano al cuore con rispettoso affetto, guardando ciascuno di voi e benedicendo l'Altissimo per la possibilità di incontrarci. Credo che avremo sempre più bisogno di incontrarci, di conoscerci, di prenderci al cuore, di mettere la realtà davanti alle idee e le persone prima delle opinioni, l'apertura al cielo prima delle distanze in terra, un futuro di fraternità davanti a un passato di ostilità, superando i pregiudizi e le incomprensioni della storia in nome di colui che è fonte di pace. D'altronde, come potranno i fedeli di religioni e culture diverse convivere, accogliersi e stimarsi a vicenda se noi restiamo estranei gli uni agli altri? Lasciamoci guidare dal detto dell'imam Ali: le persone sono di due tipi, o tuoi fratelli nella fede o tuoi simili nell'umanità, e sentiamoci chiamati ad avere cura di tutti coloro che il disegno divino ci ha posto accanto al mondo. Esortiamoci a dimenticare il passato e esercitare sinceramente la mutua comprensione, nonché a difendere e promuovere insieme per tutti gli uomini la giustizia sociale, i valori morali,
la pace e la libertà. Sono compiti che spettano a noi, guide religiose, al cospetto di un'umanità sempre più ferita e lacerata, che, sotto il vestito della globalizzazione, respira con affanno e paura. I grandi credo sono tenuti ad essere il cuore che unisce le membra del corpo, l'anima che dà speranza e dà la vita alle aspirazioni più alte. In questi giorni ho parlato della forza della vita, che resiste nei deserti più aridi, attingendo all'acqua dell'incontro e della convivenza pacifica. Ieri l'ho fatto prendendo spunto dal sorprendente albero della vita che si trova qui in Bahrain. Il racconto biblico che abbiamo ascoltato pone l'albero della vita al centro del giardino delle origini, al cuore del meraviglioso progetto di Dio per l'uomo, un disegno armonico, capace di abbracciare tutta la creazione. L'essere umano, tuttavia, ha preso le distanze dal Creatore e dall'ordine da Lui stabilito. Da qui hanno avuto origine problemi e squilibri che nella narrazione biblica si susseguono l'uno all'altro, liti, omicidi tra i fratelli, disordini e devastazioni ambientali, superbi e contrasti nella società umana. Un'alluvione di male e di morte è insomma scaturita dal cuore dell'uomo, dalla scintilla malefica scatenata da quel male che sta accovacciato alla porta del suo cuore, per incendiare il giardino armonico del mondo. Ma tutto questo male si radica nel rifiuto di Dio e del fratello, nel perdere di vista l'autore della vita e nel non riconoscersi più custodi dei fratelli. Perciò le due domande che abbiamo ascoltato permangono sempre valide e al di là del credo professato interpellano ogni esistenza e ogni epoca. Dove sei? Dove è il tuo fratello? Cari amici, fratelli in Abramo, credenti nel Dio unico, i mali sociali, internazionali, quelli economici e personali, nonché la drammatica crisi ambientale che caratterizza questi tempi e sulla quale qui oggi si è riflettuto, provengono in ultima analisi dall'allontanamento di Dio e dal prossimo. Noi dunque abbiamo un compito unico, imprescindibile, quello di aiutare a ritrovare queste sorgenti di vita dimenticate, di riportare un'umanità a abbrevarsi a questa saggezza antica, di ravvicinare i fedeli all'adorazione del Dio del cielo e agli uomini per i quali Egli ha fatto la terra. E questo in che modo? I nostri mezzi sono essenzialmente due, la preghiera e la fraternità. Sono queste le nostre armi, umili ed efficaci. Non dobbiamo lasciarci tentare da altri strumenti, da scorciatoie indegne dall'Altissimo, il cui nome di pace è insultato da quanti credono nelle ragioni della forza, alimentano la violenza, la guerra e il mercato delle armi, che sono il commercio della morte, che attraverso somme di denaro sempre più ingenti sta trasformando la nostra casa comune in un grande arsenale. Quante trame oscure e quante dolorose contraddizioni dentro a tutto questo. Pensiamo ad esempio a quante persone si vedono costrette a migrare dalla propria terra a causa di conflitti foraggiati dall'acquisto a prezzi contenuti di armi da tagli, per venire poi individuate e respinte presso altre frontiere attraverso apparecchiature militari sempre più sofisticate. E così la speranza viene uccisa due volte. Ebbene, davanti a questi scenari tragici, mentre il mondo insegue le chimere della forza, del potere e del denaro, noi siamo chiamati a ricordare, con la saggezza degli anziani e dei padri, che Dio e il prossimo vengono prima di ogni altra cosa, che solo la trascendenza e la fratellanza ci salvano. Sta a noi di sotterrare queste fonti di vita
altrimenti il deserto dell'umanità sarà sempre più arido e mortifero. Soprattutto sta a noi testimoniare, più con i fatti che con le parole, che crediamo in questo, in queste due verità. Abbiamo una grande responsabilità davanti a Dio e davanti agli uomini e dobbiamo essere modelli esemplari di quanto predichiamo. Non solo presso le nostre comunità e a casa nostra, non basta più, ma nel mondo unificato e globalizzato. Noi che discendiamo da Abramo, padre nella fede delle genti, non possiamo avere a cuore soltanto i nostri, ma sempre più uniti dobbiamo rivolgerci all'intera comunità umana che abita la terra. Perché tutti si pongono, almeno nel segreto del cuore, le medesime grandi domande. Chi è l'uomo? Perché il dolore, il male, la morte, l'ingiustizia? Cosa c'è dopo questa vita? In molti anestetizzati da un materialismo pratico e da un consumismo paralizzante, gli stessi questi giacciono assopiti, mentre in altri vengono messi a tacere dalle piaghe disumane della fame e della povertà. Guardiamo la fame e la povertà di oggi. Tra i motivi dell'oblio di questo che conta non si annoverebbe però la nostra incuria, lo scandalo di impegnarsi in altro e non nell'annunciare il Dio che dà pace alla vita e la pace che dà vita agli uomini. Fratelli e sorelle, sosteniamoci in questo. Diamo seguito al nostro incontro odierno. Camminiamo insieme. Saremo benedetti dall'Altissimo e dalle creature più piccole e deboli che Egli predilige, dai poveri, dai bambini e dai giovani, che dopo tante notti oscure i giovani attendono il sorgere di un'alba di luce e di pace. Grazie.